Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare dei fiori da delle salviettine umidificate per i bambini. Allora, cominciamo con il colorare le nostre salviettine. Allora, io per fare questa operazione utilizzo degli acquacolor e in questo caso, allora, utilizzo questo rosa iridescente, ne metto un po' così. Ne basta poco di colore perché sennò le salviettine vengono troppo colorate. E in questo modo, mettendo molta acqua, così vedete, cosa vado a fare? Vado a pulire il mio piano con la mia salviettina, in modo, vedete, da sporcarla. Ripetiamo l'operazione, mettiamo ancora un po' di colore. Così. Il fatto che la salviettina non rimanga colorata in maniera uniforme non importa, perché poi quando tagliamo il colore vedrete che è bello questo effetto un po' così cangiante. Possiamo fare anche in un altro modo, possiamo spruzzare direttamente l'acqua color sulla nostra salviettina. Ecco, vedete, questo è l'effetto che otteniamo, diverso da questo. Qui ripuliamo con la nostra salviettina, tanto è dello stesso colore. Dividiamo la prima salviettina così in quattro e andiamo a ricavare un cerchio il più grande possibile. Così andiamo a tagliare. E abbiamo fatto, diciamo, un cerchio. Dall'altra salviettina invece ricaviamo dei cerchi più piccoli, quindi pieghiamo ulteriormente la nostra salviettina così e nello stesso modo andiamo a ricavare dei cerchi più piccoli in questo modo. Allora, fatto questo, dobbiamo andare a creare il fiore da questi strati di salviettina. Per fare ciò utilizziamo la pistola per l'embossing a caldo e questo attrezzo o qualsiasi altra cosa con una punta di metallo che mi permetterà di tenere fermo il nostro fiore, visto che la pistola dell'embossing, come ho già detto in altri video, ha la particolarità di scaldare tantissimo anche se non sposta molto l'aria. Quindi a questo punto andiamo a scaldare le nostre salviettine. Una volta terminata questa operazione, che può essere più o meno lunga, perché se voi fate il lavoro che ho fatto io, cioè colorate le salviettine e poi le lasciate asciugare, quando fate questa operazione fate più in fretta. Se invece le salviettine sono bagnate come le mie, ci metterete più tempo, perché praticamente inizia a stropicciarsi, vedete, ad accartocciarsi la salviettina quando è praticamente asciutta. Da quel momento in poi si rapprende. Adesso abbiamo due modi per procedere. Uno, quello di separare le salviettine così e andare a riposizionarle cercando di, ecco, prendendo poi anche un pochino di petali più piccoli, così prendiamo ancora uno
praticamente possiamo ancora dare un po' di calore per fargli prendere un po' la forma. Così. E poi con la colla andiamo a puntare i vari petali in modo che rimangano fermi, ma mettiamo proprio appena appena una puntina di colla così sui petali. È un lavoro molto veloce. In questo modo il nostro fiore è puntato. Lo finiamo puntando al centro. Io metterò questo che dà molta luce, e a seconda poi di quello che utilizzate come bottone centrale, chiaramente il fiore prende un aspetto completamente diverso. Ecco, vedete? Praticamente il fiore è finito. Senza fare questo lavoro, quello di dividere i petali e di creare un fiore più grande, vi faccio vedere che con quello che mi è rimasto, con i petali che mi sono rimasti, che avevo ritagliato da quello più piccolo, praticamente, semplicemente, andando a puntare di nuovo, così, tutti un po' di colla su tutti i petali in modo che rimangano attaccati, così, metto anche qui il mio bottone centrale, vedete che il fiore è diverso perché è più regolare. Ho lasciato semplicemente le mie salviettine una sull'altra senza fare nessun tipo di lavorazione, però l'effetto finale è comunque questo, eccolo qua. Quindi sono due tipi, diciamo, di diversi di fiori creati utilizzando due salviettine. Un'altra cosa che si può fare, se vogliamo dei fiori meno colorati, facciamo la stessa cosa, praticamente farò quello più piccolo, tagliando la salviettina senza colorarla, quindi così, scaldiamo. Adesso dividiamo in due, così, facciamo metà. Allora, cosa facciamo? A questo punto questi li dividiamo come abbiamo fatto prima, così. Ok, e li andiamo a posizionare così un pochino più larghi in modo da creare un fiore con i petali un po' più aperti, così mettiamo la nostra colla, così. E mettiamo il nostro bottoncino centrale. Così. Gli altri. Facciamo la stessa cosa.
mettiamo il nostro bottoncino diverso dentro, così. E questi sono i quattro fiori che abbiamo realizzato con le salviettine umidificate. Considerate che più petali inserite nello stesso fiore e più verrà corposo, quindi si possono fare dei fiori molto molto più vaporosi o meno, come preferite. Fatta la stessa operazione con delle salviettine colorate di un altro colore, voglio farvi vedere come viene un fiore utilizzando molte più salviettine, quindi praticamente molto più corposo rispetto a quelli che ho fatto prima. Così avete l'alternativa di scegliere come farli. Prima avevo usato meno petali, ma se noi mettiamo più petali, così, in questo modo. Adesso andiamo a mettere la colla. Il risultato finale è un fiore molto molto più vaporoso. Anche qui andiamo a mettere il nostro bottoncino. Così. Questo è il nostro fiore finito. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così da non perdere i miei prossimi lavori. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!